Cari fratelli, pace e bene a tutti. Durante questo periodo così intenso per la nostra vita, non tanto per quello che facciamo, ma per il mistero che andiamo vivendo, la Pasqua del Signore nostro Gesù Cristo, a me sono risuonate più volte alla mente alcune parole, alcune indicazioni che ci vengono dai racconti presentati dalla parola di Dio durante questi giorni. In particolare mi sono soffermato a riflettere sulla situazione che è andato vivendo Pietro. Tante altre sono le figure che appaiono in questi, ma io mi sono fermato un po' a riflettere su di lui, pensando a tutta la storia del suo rinnegamento del Signore Gesù. Chissà come si sarà trovato Pietro, così entusiasta, così desideroso di corrispondere al Signore, così forte nel promettere al Signore che lui non lo avrebbe rinnegato mai, e poi sul più bello si ritrova a non avere il coraggio di dire sì, sono anch'io uno dei suoi. La parola di Dio dice che quando si accorge, si ricorda di quello che gli aveva detto Gesù, che dopo il canto del gallo una, due, tre volte non importa, ma quando si accorge che l'ha rinnegato, chissà come si è trovato Pietro. Probabilmente sarà rimasto sconsolato, prima di tutto nei confronti di se stesso. Era autentico il suo desiderio di corrispondere al Signore, era vero la sua decisione di dire io non ti rinnegherò mai, sarò sempre al tuo fianco, era vera. E dopo si accorge che invece, nonostante tutto il suo entusiasmo, il suo coraggio, poco è riuscito a fare, anzi ha smentito clamorosamente la sua volontà di seguire il Signore in qualunque luogo. Ma sarà stato anche molto scosso e avrà pianto amaramente, perché non solo nei confronti di se stesso, per come si accorge del suo limite, della sua fragilità, ma anche per il tradimento nei confronti del suo amico, che l'aveva tolto dal lago, dal lavoro faticoso, perché voleva fare di lui un pescatore di uomini. Queste due situazioni è facile che capitino anche a ciascuno di noi. Io sono convinto, questo veramente riempie il cuore durante le mie visite, di vedere tanti fratelli che faticano giorno per giorno, che desiderano sinceramente di corrispondere al Signore. Questa è una cosa che allieta il cuore di un ministro generale. Molte volte ho avuto modo di riflettere pregando nei vari luoghi dove vi ho incontrato, pregando con voi, ho avuto modo di dire: guarda Signore, quante belle persone che cercano di corrisponderti con sincerità. Non ho dubbi che noi vogliamo, lo desideriamo col cuore, di corrispondere bene al Signore. E dopo però ci accorgiamo che nonostante la nostra sincera volontà e nonostante l'impegno, non riusciamo sempre a mantenere le nostre promesse, diciamolo così, non riusciamo sempre. A volte ci troviamo che, nonostante tutto il nostro impegno, di fatto in qualche modo anche noi rinneghiamo questa volontà di bene. E questo può essere motivo per cui ci sentiamo in qualche modo sconfitti, in qualche modo disillusi, perdiamo un po' le energie. Forse ci sentiamo anche male perché di fatto noi vogliamo bene il Signore per tutto il bene che ci ha fatto e ci dispiace di aver anche in qualche modo con le nostre scelte deluso, ci siamo un po' staccati da Lui, abbiamo operato diversamente da come Lui insegnava. Bene, questa è una questione che può prendere tutti. Ma non è la parola finale, non è la parola finale per la vita di Pietro e per la nostra vita. Io penso anche a come Pietro si sarà sentito enormemente più forte quando ha compreso che proprio questa nostra debolezza
viene crocifissa sulla croce. Proprio la passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo dà a questa nostra debolezza una prospettiva diversa. Allora ci sentiamo di impegnarci nuovamente, non perché confidiamo sulle nostre forze, ma perché vediamo che nonostante i nostri limiti e anche i nostri peccati, il Signore continua a agire, Lui li ha già vinti. Sulla Sua parola noi possiamo gettare le reti. Gettare le reti ogni giorno, riprenderci dalla sconfitta, il Signore ci ha perdonato. Questo forse avrà fatto capire a Pietro che il Signore vuole un bene più grande anche del nostro peccato, che non c'entra niente il nostro limite. C'entra che sull'amore di Dio, manifestato in Cristo Gesù sulla croce, noi troviamo la via per riprendere ogni giorno, per camminare con forza, con insistenza. Quante volte ho avuto modo in questi 6 anni di vedere che, nonostante i limiti caratteristici di noi frati cappuccini, anche qualche momento di errore in giro per il mondo, che forza c'è stata nell'azione dello Spirito in questi 6 anni in alcune aree per trovare vie nuove di vita, di prospettive future, di speranza, di impegno. E questo è opera di Dio che agisce attraverso la nostra umanità. Questo ci dice anche che il Signore ci vuole proprio bene, ma ci vuole proprio bene e continua a volerci bene e continua a prospettare per noi progetti di risurrezione. Allora, fratelli, vorrei con questo dirvi: non fermatevi, continuate sulla parola di Dio, possiate gustare la bellezza di vedere che il Signore sta operando indipendentemente dalle nostre capacità, dalle nostre forze, o usando di esse, anche se noi non crederemmo che facendo un piccolo servizio di casa in fraternità questo giovi per la crescita del Regno di Dio. Lì entri il Signore in tutte le cose che possiamo fare, in tutte le cose che possiamo fare o come possiamo essere. Anche nelle nostre sconfitte può entrare il Signore e dirci: guarda che la sconfitta non è la vittoria sulla tua vita, la vittoria è la risurrezione mia. Grazie fratelli, auguri di cuore a ciascuno di voi, che sia buona Pasqua.